Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando, fratelli e sorelle carissimi, con il cuore pieno di gioia, la Santa Messa prefestiva della solennità dell'Immacolata Concezione. Una festa importantissima non soltanto perché ci mostra l'eccellenza e l'unicità della Madonna, perché nessun'altra creatura ha mai avuto né mai avrà questo del tutto singolare privilegio che adesso vedremo, che ha avuto Maria Santissima sola, in previsione, disse Papa Beato Pio IX nel dogma con cui ha definito con verità di fede l'Immacolata Concezione, non solo perché santa, ma in vista della sua vocazione, anche questa unica, ad essere la madre del Verbo fatto carne. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, con attenzione, non è Immacolata Concezione, questo è il concepimento di Gesù, e questo Vangelo, diciamo, ha la sua festa propria il 25 di marzo, che è la festa dell'Annunciazione di appunto questo Vangelo, cioè quando l'Arcangelo si è legato da Maria, dice guarda che concepirà un figlio, la Madonna dà il consenso e concepisce. 9 mesi dopo nasce Gesù, cioè il 25 dicembre, no? 25 marzo e 25 dicembre, invece oggi è l'8 dicembre. Quindi questo non è il concepimento di Gesù, questa è l'Immacolata Concezione di Maria, che chiaramente nei Vangeli non c'è. In questo Vangelo cosa è successo? Perché la Chiesa ci mette questo Vangelo? Perché in questo Vangelo, sapete cosa è successo? La Madonna ha saputo, si è accorta di essere immacolata. Perché quando l'Arcangelo Gabriele andava a dirgli tu sei stata scelta per essere la madre del Figlio di Dio, la Madonna ha detto se io sono stata scelta sicuramente peccati in me non ce ne sono. Perché il Figlio di Dio è misericordioso con i peccatori, questo è il primo messaggio di questa festa, ma lui con il peccato non ci vuole avere niente a che fare, lo diciamo anche noi, no? Si condanna il peccato senza nessun appello, la misericordia verso i peccatori, ma Gesù, il Verbo fatto carne, volle un seno senza macchia e, come vedremo, l'Immacolata Concezione è un miracolo, d'accordo? Era impossibile. Allora, introduciamoci a questa festa, la prima lettura ci presenta l'episodio del peccato originale. Oggi, fratelli e sorelle carissimi, siamo in un tempo molto, molto critico, perché la coscienza del peccato è andata quasi completamente svanendo. In tutta Italia si lamentano che i confessionali o sono vuoti, oppure quando si riempiono le coscienze dei fedeli non sono formate, nel senso che cos'è peccato? Ecco. Guardate che non è così, cioè io in fondo, fin da quando ero viceparroco, ho fatto tanti opuscoletti sulla confessione per aiutare anche i fedeli a riscoprire il senso del peccato, capite? Perché oggi non c'è. Perché la cultura in cui viviamo è completamente, come dire, aliena dal senso del peccato. Adesso non voglio fare sapere che in Parlamento prossimamente, il 14 dicembre, si discute la cosiddetta legge sul testamento biologico. Io non sono molto ben informato, ma quello che mi hanno riferito, una parte di questa legge sembra velatamente introdurre una specie di possibile eutanasia anche in Italia, cioè l'eutanasia di per sé stessa. Adesso io non voglio entrare perché non avendo letto non vorrei dire uno sfrondone che poi sarà per i parlamentari, d'accordo? Però quello che mi è arrivato è questo. L'eutanasia è una cosa gravissima, perché decidere sull'inizio e la fine della vita è un diritto divino. L'aborto ormai sono 30 anni che sta in Italia, 1978, anzi 40, capite? Quindi, e la gente, una volta che una cosa diventa legge dello Stato, cioè se io posso andare ad abortire, e tra l'altro pure gratis, perché guardate che gli aborti li paghiamo noi, detto fra me e voi, perché il Servizio Sanitario Nazionale è pagato con le tasse che paghiamo noi, pure i preti pagano le tasse purtroppo, capite? Quindi se uno sa che può andare a fare una cosa del genere senza nessun problema e ti pure pagano, è chiaro che la coscienza, come dire, non è aiutata. Certo che se uno ascolta bene la coscienza, se può fare una cosa del genere, che va a abortire, qualche cosa insomma gli rimugina dentro, no? Però il mondo di oggi spinge verso una perdita del senso del peccato. Quindi
E questa è una cosa macroscopica, insomma, la morte e l'eutanasia sono peccati grossi, no? Quindi immaginiamo altre cose che sono grandi agli occhi di Dio, ma che oggi non sono percepiti come tali, no? L'esempio classico che fanno sempre tutti quanti i preti, oggi per esempio è festa di precetto. Chi è che sarà così attento a santificare bene la festa dell'Immacolata? Guardate, non moltissimi. Generalmente l'esperienza pastorale insegna che oggi le feste di precetto sono meno santificate della domenica, quindi diventano un'occasione per fare un altro peccato a portare in più, capite? Generalmente. Però i fedeli hanno questa coscienza di dire: se è mancata la messa della domenica, ha fatto peccato mortale. Cioè, se uno ci credesse, se uno apre il catechismo della Chiesa Cattolica, queste non sono parole di Don Donato, dicono: ma chi ci va all'inferno? All'inferno ci va chi ha commesso anche solo un peccato mortale senza che si sia pentito. Basta questo per andare all'inferno. Ma dice: adesso insomma, mi sa la domenica, vado all'inferno. Cioè, capite? C'è questa percezione. Ma sul peccato originale, ancora peggio. Dice: la Madonna è stata concepita senza peccato, un miracolo unico. Dice. E perché? Che cos'è? Cioè, capite? Quanta gente pensa, uno vede un bambino appena nato. Chi è un bambino appena nato? Un angioletto, no? Giusto. Che ha fatto? È il bambino appena nato, è l'immagine dell'innocenza, giusto? Però c'è un peccato originale. Bisogna battezzarlo il più presto possibile, tra l'altro. Lo sapete, io essendo parroco, da che cosa mi accorgo? Chi è venuto con noi a San Giovanni Rotondo, per esempio, sa che padre mio è stato battezzato entro le 24 ore. Lo sapete che mia nonna, ai tempi di mia nonna, i parroci insegnavano: se battezzi un bambino entro 24 ore, non so se l'avete mai sentita, liberi un'anima del purgatorio. Lo dicevano qua i parroci a Sermoneta, oppure non bisogna. Capito? Allora, il catechismo di San Pio X diceva: i bambini vanno battezzati il più presto possibile, non oltre il decimo giorno di vita. E lo diceva in termini, come dire, impellenti. E diceva: perché? Che sarà mai uno oggi? Dice: sono battezzato dopo un mese o due mesi, che importa, che succede? Cioè, non è che io non sto facendo adesso critiche e accuse, no? Però, come io ho raccontato quando siamo andati a San Giovanni Rotondo, perché poi sono i santi che ci fanno ricapire tante cose. Allora, ai tempi di Padre Pio non è entro le 24 ore, ai tempi di Padre Pio succedeva così, che la donna partoriva, capito? Finito il tempo del parto, io non è che sono molto pratico, perché non sono né una donna né ho la moglie, quindi ci saranno i tempi tecnici, 2-3 ore che uno lava il ragazzino, ma non andava neanche la madre, prendevano il ragazzino, lo davano al padre. Se era maschio col padrino, se era femmina con la madrina, andavano dal parroco e in 15 minuti era già battezzato. Subito, capito? Senza feste, se oggi ci vuole solo fa la festa, il banchetto, e se il padrino me lo fa, minore, mio cognato abita a Napoli, quindi si libera soltanto tra 3 mesi, allora va al battesimo. Io non sto dicendo, capite? È un problema di cosa c'è sotto. Ma qui ci prepara, dice, il ragazzino c'ha peccato originale. Il peccato originale non è che lo rende un diavolo, però il peccato originale è una cosa seria, non è una cosa da niente. Il peccato originale, non vi spaventate, è una specie di marchio del diavolo che noi ci portiamo dietro, un marchio, capite? È il segno, capite? È quello di essere morto col battesimo, capite? Cioè, io dico sempre, quando faccio questi esempi che parlo, dico: senti un attimo, non sono molto pratico perché non ce l'ho moglie, quindi non lo so, no? Ma a me mi dicono che quando nasce un bambino è tutto sozzo, tutto insanguinato, tutto quanto c'è la placenta, c'è bisogno di un bambino appena nato, bisogna fare il bagno il presto possibile. Dico bene o dico giusto? Io non è che sono pratico, perché se c'è qualche mamma fate così con la testa, così capisco. Dico, allora, guarda che l'anima di quel bambino sta molto peggio del corpo, molto peggio. Cioè, tutto il sangue, tutto quanto le cose dentro, a causa della macchia d'origine, è peggio, solo che non si vede. Allora io dico: senti un attimo, facciamo così, facciamo insieme il bagnetto col battesimo. Fai il battesimo dopo 4 mesi, allora più il bagnetto glielo fai da 4 mesi, va bene? C'è scritto che dopo fagli capire una cosa, forse fa degli esempi, dici: no, ma che fai, più il bagnetto 4 mesi. Ecco, allora, qual è la differenza tra il bagnetto e il peccato originale? Che il bagnetto si vede che il ragazzino è tutto zozzo, la macchia del peccato originale noi non ne abbiamo coscienza, non si vede.
Se una persona sta in stato di peccato mortale, capito? Non è che tu sei felice con una persona che bestemmia, che la persona che bestemmia tu la vedi che va in giro con la faccia stravolta, con l'occhio fuori, con le gridi artigli. Non ti sembra una persona normalissima, non si vede, capito? Però alcuni santi avevano il dono, sapete, curacci. Allora, ci sono stati due tipi di santi che ci sono stati. Alcuni sentivano la puzza del peccato, perché all'inferno, tra le altre cose, c'è una puzza, nausea, mondo e peccato, puzza. Voi sapete che, per esempio, alcuni santi, Padre Pio, per esempio, quando compare, lascia profumo di rose. La Madonna, quando appare in alcune apparizioni, lascia profumo di rose, perché in paradiso c'è il profumo, all'inferno c'è la puzza. Alcuni santi avevano la grazia mistica che il Signore gli faceva sentire la puzza del peccato. Pensate, oggi dovrebbero andare in giro la maschera anticas, erano disastro, non potrebbero campare. Dice che erano talmente nauseati che potevano stare a giro. Altri invece, immaginate, vedevano la condizione di un'anima peccatrice. Voi dovete pensare che se ci avessimo gli occhiali a raggi X, che potessimo vedere un'anima che sta in stato di peccato mortale, cioè non dormiremmo la notte, perché vedremo, avete visto i film, quelli di Giorgio Romero, con gli zombie, con tutte le cose, con tutti così, peggio, vedremo in giro una banda di mostri, che dice, ma chi è questo mostro qua? Che poi togli gli occhiali e non vedi più un mostro e vedi un essere umano con la bella faccetta sorridente, carina e gentile. Allora io adesso sto giocando un po', come dire, santamente giocando un po', ma la realtà è questa. Allora tu dici, la festa dell'Immacolata Concezione, wow, capito? Allora è chiaro, perché se tu oggi il peccato originale, ma che cos'è? Peccato originale, io dico soltanto tre cose, poi domani approfondirò un po'. Il peccato originale è la rovina dell'umanità, è una cosa gravissima, perché ha infettato, altro che l'HIV dell'AIDS, ha infettato il genere umano. Cioè noi quando nasciamo, anzi quando veniamo concepiti, perché il peccato originale viene trasmesso nell'atto del concepimento, tu ti ritrovi, pur essendo innocente, tu non hai fatto niente, non c'è responsabilità personale, ma ti viene trasmesso il peccato originale, si dice così tecnicamente, peccato trasmesso ma non commesso, cioè è come se in Adamo l'avessi fatto tu. Ecco perché c'è bisogno del battesimo, per toglierlo subito. Solo che il peccato originale non è soltanto una cosa che tu ti ritrovi addosso. Il battesimo te lo togli e poi è finito, ma manco per niente è finito. Non è finito, perché poi ci sono le conseguenze del peccato originale. E anche qui io voglio vedere chi di noi ci crede. Lo sapete? Lo sappiamo perché? Perché moriamo? Perché esiste la morte? La Madonna, secondo voi, è morta oppure no? Qui stiamo nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. È morta la Madonna? Esiste la tomba della Madonna? No, non esiste, perché la Madonna non è morta nel modo con cui noi comprendiamo la morte, no? La Madonna si è addormentata in estasi e quando si è risvegliata si è ritrovata in corpo in paradiso insieme all'anima. Questa è la festa del 15 agosto. E perché non è morta la Madonna? Perché oltre a non aver commesso nessun peccato personale, per la festa che stiamo celebrando oggi, cioè la festa di oggi comincia l'8 dicembre e non finisce l'8 settembre con la nascita di Maria, ma finisce il 15 agosto, perché la Madonna ha ricevuto lo stesso dono dei nostri genitori, quindi non ha avuto il peccato originale, ma non ha commesso nessun peccato in vita, e quindi la Madonna non è morta. Vi faccio un'altra domanda: ma secondo voi alla Madonna gli è venita la polmonite oppure no? Gli è venita la polmonite? La dottrina della Chiesa insegna no, perché anche le malattie fisiche sono una conseguenza diretta del peccato dell'uomo. Cioè tutto il male che noi vediamo nel mondo e che a noi ci fa tanto paura, no? La morte, le malattie, ma anche le stesse catastrofi naturali. La gente, se succede una sciagura, succede, che ne so, il terremoto, e comincia a bestemmiare, o bestemmiano, oppure cominciano a dire, Dio non poteva fare a meno che venisse il terremoto? Ma quando saremo morti, questo lo scrive San Paolo nel suo lettere, gli stessi disordini naturali, lo sapete che sono conseguenza del nostro peccato, che fa male non solo a noi e intorno a noi, ma anche lì. La natura si ribella contro, perché l'uomo, che era il principe del creato, il peccato originale, si è ribellato al creatore. Tutti gli elementi naturali a Dio gli obbediscono e non c'è una ragione. Noi no, capito? E quindi, dopo la ribellione dell'uomo, il creato stesso si è ribellato a uno stesso.
Ieri diceva ai bambini del catechismo, no? Parlando del purgatorio originale, dico, senti un po', rispondo a questa domanda, ma secondo te è normale che se tu te ne vai nella foresta della savana in Africa e incontri il leone, che ti fa secondo te il leone? Ti dà la zampetta e ti stringe la mano? Ti sei mangiato un leone? Ma secondo voi è normale che un leone, io sono un essere umano, no? Io sono un uomo, il leone è un animale non intelligente, è normale che un essere inferiore a me si mangia vivo? È una cosa normale secondo noi? E però adesso, e gli ho raccontato per l'episodio del Lupo di Gubbio di San Francesco. Guardate che il Lupo di Gubbio non è una leggenda, non so se conoscete l'episodio, eh? A Gubbio c'era un lupo che si mangiava la gente, e San Francesco cioè andava a leggere, si è messo a parlare e ha detto, senti un po' signor lupo, facciamo un patto, non essere così cattivo con gli abitanti, facciamo così, io gli faccio promettere che ti porto a mangiare e tu da oggi poi non te ne mangi più, d'accordo? Il lupo gli ha tirato veramente la zampetta a San Francesco e se ne mangia di più. Ci credete al lupo di Gubbio oppure fate come alcuni interpreti razionalisti che dicono no, che si sono favole del Medioevo, Francesco già aveva parlato di un lupo? Perché San Francesco parlava con un lupo e il lupo gli obbediva? Perché San Francesco era giunto a un tale grado di purificazione, è stato il primo stigmatizzato, cioè talmente tanto lontano dal peccato e tanto si è avvicinato allo stato di innocenza in cui stavano, che il creatore aveva rinunciato a vedere e ha scritto il cantico delle creature. Allora capite il senso di questa festa? Indirettamente ci voglio dire, attento fratello mio, riscoprire la gravità del peccato originale. Noi non possiamo farci niente, possiamo soltanto battezzare i bambini presto e poi possiamo cercare di combattere contro le cattive tendenze del peccato originale, ma anche la gravità dei peccati che facciamo, se non li sappiamo riconoscere, dobbiamo leggere, dobbiamo formarci, dobbiamo imparare, perché attenzione, se tu fai una cosa che non va bene agli occhi di Dio e che è negativa, quella cosa deve fare lo stesso, anche se non lo sai, anche se non sei pienamente cosciente, perché tutti i mali che noi vediamo intorno a noi dipendono da questo. Ecco perché Gesù, pure a tanta misericordia verso i peccatori, non ho voluto avere niente a che fare con il peccato. Ringraziamo la Madonna, la lodiamo anche perché lei è l'unica che ha ricevuto questo dono immenso, però a differenza dei nostri progenitori che hanno falliti, l'ha custodito, l'ha portato integro e l'ha poi coronato con la sua gloriosa assunzione. Siamo lodati Gesù e Maria.